Parliamo ora di attacchi informatici e alle imprese, alle istituzioni, un fenomeno in forte crescita. Di questo oggi si parla a Roma nel Centro di Alti Studi per la Difesa. Lo sta seguendo per noi Stefano Corradino. Stefano, a te. Sì, buongiorno, noi siamo a Roma al Centro Alti Studi per la Difesa. Oggi si tiene un convegno sul tema della cybersicurezza. Con me la dottoressa Nunzia Ciardi, vice direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Quanto è grave il fenomeno degli attacchi alle imprese e alle istituzioni in generale? Sono aumentati, notevolmente in questi ultimi 2 anni. Sì, decisamente è un fenomeno che ci preoccupa e preoccupa tutto il mondo evoluto, io direi. Gli attacchi che sono andati aumentando progressivamente, con una progressione sostenuta, nell'ultimo decennio, in questo biennio drammatico per il mondo, che è stato il biennio della pandemia, ovviamente hanno subito un aggravarsi che era da considerarsi inevitabile. Tutti siamo stati di più online, le connessioni sono aumentate, soprattutto la superficie di rischio, la superficie d'attacco si è dilatata. Pensiamo allo smart working, pensiamo a quanto abbia allargato la sfera da proteggere delle aziende e quindi ci rendiamo conto del perché abbiamo delle percentuali di aumento di attacchi decisamente rilevanti. Quanto allora il nostro paese è strutturato o è in ritardo da un punto di vista tecnologico? Purtroppo in questo campo il ritardo è particolarmente drammatico, non solo per la gravità degli attacchi, ma perché direi che ha un effetto accumulo enorme, perché la tecnologia corre, la criminalità altrettanto, e quindi è necessario evolversi in fretta e percorrere questo tratto che, diciamo, di ritardo che noi abbiamo avuto in modo molto veloce. Però io sono fiduciosa, si sta facendo e credo che con un buon lavoro si potrà recuperare. Allora, grazie alla dottoressa Nunzia Ciardi dal Centro Alti Studi per la Difesa con Alessandro Fresilli. La linea torna a voi.